Buonasera, sono particolarmente felice questa sera di presentarvi il sindaco di Orvieto. Buonasera. Buonasera, buonasera. È un piacere per me essere qui. Sì, no, il piacere è tutto mio, ovviamente, anzi è tutto nostro. Roberta Dardani, sindaco. Sì? Che si ricandida sindaco. Dai, dai, iniziamo subito. Dalle ultime notizie. Cominciamo dalla fine, questo è un programma d'attualità. Intanto io devo girare la clessidra perché sennò mi passa il tempo. Quindi questa è la nostra ghigliottina. Quindi una chiacchierata per parlare un po' di Orvieto, la sua attività e ovviamente, tanto in Italia le elezioni, la campagna elettorale c'è tutto l'anno, no? Quindi la ricandidatura sua, che mi sembrava tra l'altro abbastanza scontata, anche se di questi tempi... Allora, no, direi, ecco, andiamoci cauti. Andiamoci cauti. Sulle certezze. Ecco, sì. Beh, io credo che sia abbastanza naturale la volontà di un sindaco uscente di proseguire un percorso che è iniziato, che sta portando dei risultati, secondo noi, e che merita quindi anche di portare a compimento alcuni progetti, programmi che sono attualmente in esecuzione. Anche perché 5 anni non bastano. Assolutamente no, 5 anni per la pubblica amministrazione sono pochissimi, tra l'altro 5 anni che sono stati anche condizionati da periodi fortemente critici. Da qualche problemino, diciamo. Dal Covid alla pandemia, alla guerra, al caro bolletto, insomma, diciamo che abbiamo affrontato di tutto. Però c'è stata una forte determinazione a... Vi siete fortificati in questo periodo. Sì, e siamo dovuti anche correre ai ripari rispetto ad alcune gap che ovviamente avevamo ereditato dal passato, che siamo stati costretti a dover risolvere in tempi rapidi. Io affondo il dito, insomma, non è una piaga, però è stata sostenuta dal centrodestra completo, rappresentava una lista civica, però il centrodestra era con lei. Immagino che la sua uscita, cioè la decisione di ricandidarsi, sia stata in qualche modo concordata. Ma allora, in realtà una chiacchierata, quantomeno. In realtà una mia affermazione sulla ricandidatura è stata più costruita piuttosto che effettivamente fatta da me. Diciamo che è chiaro che ci sono le condizioni affinché ci possa essere una mia ricandidatura, considerando che l'unità della coalizione diventa imprescindibile, proprio alla luce anche delle ultime esperienze. Di quello che è successo a Terni, per caso, vorrebbe fare riferimento a niente. Beh, credo che per noi sia un grande insegnamento. Ecco, a proposito di insegnamento, il fenomeno Bandecchi a Terni, non come persona ovviamente, il fenomeno Bandecchi inteso che c'era un centrodestra strutturato che sembrava dovesse andare in carrozza, un centrosinistra che sembrava potesse trovare un'intesa e quindi essere l'antagonista, si sono un po' fatti del male da soli, hanno lasciato l'autostrada a Bandecchi, che è un personaggio, è un modo di fare politica diverso. A Orvieto c'è questo pericolo, questa possibilità di trovare un Bandecchi che possa infilarsi in un eventuale spazio che le altre coalizioni lasciano aperte? Io non parlerei di fenomeno, proprio perché lo trovo ingeneroso anche nei confronti di un esponente di un partito politico. No, che fenomeno nel senso chiaro, che... Che ha avuto poi il consenso dei elettori e questo... Ma questo è indubbio, esatto. Questo è indubbio, però ecco, serve da insegnamento. Però serve da insegnamento soprattutto per noi a comprendere, e credo che la vittoria di Bandecchi sia la testimonianza, che la titubanza nelle scelte, le crisi interne ai partiti possono determinare situazioni imprevedibili, direi. Ecco. E quindi va fatta una chiara riflessione su quanto è successo, ma soprattutto messaggi chiari, concretezza nelle azioni e l'unità della coalizione che diventa imprescindibile. Lei è un tipo concreto? Sì. Decide, no, insomma, no, quando chi c'è governa da decidere, deve essere concreto, perché ecco, tanta filosofia, io dico sempre, per carità, è bene, però alla fine bisogna portare a terra le questioni che... Qualche anno fa c'era un termine che andava di gran moda, che era anche abusato, la concertazione. Sì, ma adesso c'è bisogno però di partecipazione, perché siamo arrivati ad un punto che qualcuno magari pensa di decidere da solo, no, io credo che... La partecipazione, la condivisione dei progetti, soprattutto quelli che hanno un diretto effetto poi sulla vita dei cittadini, è imprescindibile. E poi però alla fine bisogna decidere, cioè non si può mediare
costantemente e sempre. Le scelte vanno fatte e uno poi si assume la responsabilità delle scelte. Questo. Anche perché il sindaco ha belle responsabilità, quindi se le utilizza... No? Galleggiare secondo me è la cosa più negativa che possa fare un sindaco o un'amministrazione che rappresenta gli interessi dei propri cittadini. È giusto togliere l'abuso d'atti d'ufficio al sindaco? Beh, direi che insomma siamo sottoposti a delle pressioni che sono decisamente... Cioè qualsiasi cosa succede in comune... Intanto il sindaco, poi vediamo di chi ha la responsabilità. Beh, è vero. Funziona così. Assolutamente sì, questo. Funziona così, ma da una parte è chiaro, la responsabilità è di chi governa, però alcune cose secondo me vanno alleggerite. Allora, Orvieto, siamo avuto sempre un rapporto un po' particolare con Terni, no? Sarà la distanza, la storia, le caratteristiche... Non c'è stato mai un legame particolare, no? Quando invece penso che in una regione piccola come l'Umbria e in una provincia ancora più piccola, quella di Terni, ci dovrebbe essere un, non dico un comune denominatore, ma insomma una filosofia che possa in qualche modo aiutare la crescita, ecco, un discorso di integrazione che possa aiutare la crescita. C'è stato in passato, nella precedente amministrazione, ha intenzione di muovere dei passi con la nuova amministrazione ternana, qualora lei, tra l'altro, fosse, vabbè, facciamo un discorso, non ne parliamo, diciamo in un futuro prossimo, avviare ragionamenti che possano essere utili alla crescita dell'intera provincia? Sì, assolutamente sì. Poi, tra l'altro, noi siamo la seconda città della provincia, quindi ecco, rappresentiamo un polo importante, anche territoriale, per cui sarà sicuramente necessario aprire un confronto, così come c'era precedentemente con la Giunta Latini. Però devo dire che Orvieto ha recuperato un suo ruolo all'interno della regione recentemente, direi, perché abbiamo sempre vissuto un po' di allontanamento dai centri decisionali regionali. No, sembrava la regione l'Umbria, esatto, anche perché noi ci troviamo in una posizione geografica, una posizione geografica un po' particolare, sì, che ci rende un pochino più vicini al Lazio, la Toscana, piuttosto che all'Umbria. Devo dire che in questi ultimi anni però c'è stata una forte capacità anche del governo regionale di pensare all'Umbria nella sua interezza e non per in compartimenti stagni. E questo è un merito che io do al governo regionale in questo senso. E quindi ne abbiamo beneficiato anche noi e che ci siamo anche imposti. Diciamo che dallo slogan di Provantini, il cuore l'Umbria, cuore verde d'Italia, no? Che ancora resiste, siamo ritornati finalmente a parlare a qualche di promozione. Esatto. Che mette insieme i vari pezzi della regione. No? Sono tanti, sono vari, sono tutti importanti e rappresentano secondo me la vera ricchezza di questa regione. Poi tra l'altro avete fatto un accordo, se non sbaglio, con Narni, anche un biglietto unico che consente di vedere delle cose a Narni ed altre ad Amelia. Ad Amelia, no? Sì, c'è questa promozione integrata su alcuni attrattori culturali che sono un po' affini, per esempio su Narni abbiamo la parte sotterranea, perché Orvieto ha una parte sotterranea. Terreno importante, le cisterne di Amelia, quindi tutto questo va in una direzione di aumentare la permanenza sull'Umbria, perché noi dobbiamo cercare, Terni adesso cercheremo di concludere, che ha discusso per 10 anni il biglietto unico cascata, esatto, cascata Carsule, speriamo insomma di riuscire a concretizzare un progetto che era già diciamo nella nostra intenzione, che era quello di una promozione integrata tra Pozzo di San Patrizio e le Cascate delle Marmore, anche perché hanno l'acqua come elemento importante, tra l'altro potentissimo questo momento di promozione, quindi cercheremo di recuperare questo percorso. Quanto è difficile fare il sindaco di una società, di una città atipica in una provincia che sembra parlare un'altra lingua, no, rispetto a Orvieto? Orvieto è il Duomo d'Orvieto, Orvieto è un punto di turismo straordinario a livello nazionale, Terni, capoluogo di provincia, insomma, a livello turistico ci prova adesso da un po' di tempo. Quanto è difficile fare il sindaco di una città così particolare? È difficile fare il sindaco, e questo già uno stato di anche parte. In pianura. Esatto, qualunque sindaco ha le sue difficoltà, però la nostra è una realtà particolare perché ha una dimensione piccola, perché noi siamo una realtà di 20.000 abitanti con le problematiche di una città d'arte e quindi con
la gestione con due città in una, lo scalo. Esatto, con varie realtà che devono comunque parlarsi, con le esigenze dei residenti e dei turisti che non devono essere conflittuali, e soprattutto con il tema della sostenibilità della gestione di un patrimonio che è impegnativo, con le risorse di una realtà di 20.000 abitanti. È difficile, però io credo che attraverso diciamo anche la capacità che si ha di attingere a tutte quelle possibilità che soprattutto oggi sono particolarmente importanti, i fondi europei piuttosto che regionali eccetera, si riesce a dare dei risultati importanti. Noi credo che in questi 4 anni abbiamo proprio segnato il passo sulla città. Abbiamo investito moltissimo sul settore turistico-culturale perché abbiamo ritenuto che dopo la pandemia fossero le prime leve da muovere, perché c'era una... Con la gente chiusa in casa 2 anni, esatto, è evidente che una fortissima attenzione e anche, secondo me, una riqualificazione proprio dei borghi come luoghi da visitare, luoghi in cui la qualità della vita è particolarmente buona, per cui ci abbiamo avuto un fenomeno di ritorno del turismo di prossimità importantissimo che abbiamo saputo cogliere attraverso tutta una serie di interventi sull'innovazione dei servizi turistici piuttosto che sulla promozione della città, promuovendo proprio Orvieto come una realtà particolarmente efficiente, particolarmente efficace dal punto di vista della qualità di vita. Particolarmente ricca, perché poi parliamo quando parliamo di turismo non ci dobbiamo dimenticare il settore enogastronomico, no? Esatto, noi abbiamo, che è la nostra industria principale. Quindi noi siamo una realtà che ha tante ricchezze e risorse, da quelle storico-artistiche a quelle enogastronomiche, e quindi l'integrazione anche di tutto che erano questo, andate un po' così, no, erano qualche sempre problema c'era stato, bisogna rimettere un po' insieme. Ma guardi, c'è sempre, Orvieto ha sempre vissuto sugli allori, nel senso pensando che la cattedrale potesse essere l'elemento per risolvere le problematiche. Tanto decisamente c'è il Duomo. No. Il turismo è cambiato, il turista vuole fare esperienze, e dove meglio di noi è possibile veramente una molteplicità di esperienze, da quelle enogastronomico, artigianali, perché proprio oggi abbiamo promosso un'iniziativa sull'artigianato artistico importantissima, e che quindi ci rendono particolarmente attrattivi sotto questo punto di vista. Quindi il lavoro va avanti bene. Le idee per il futuro ci sono, ma sì, poi sono arrivati finalmente un po' di soldi. Sì. Perché il problema dei comuni è stato sempre quello, no? Sempre. Fino a che c'erano i trasferimenti dello Stato garantiti, bene, quando quelli sono cominciati, quando sono finiti, devi andare a cercare di mettere insieme il pranzo con la cena, praticamente. Capace di cogliere le opportunità che si pongono davanti. E devo dire che siamo stati... Avete progetti importanti. Molto importanti, con il PNRR. Col PNRR abbiamo praticamente attinto a tutte le possibilità che erano previste dal PNRR, dall'efficientamento energetico al discorso del dissesto idrogeologico, piuttosto che alle riqualificazioni di alcune aree importanti. Insomma, un grande lavoro che però adesso richiede un grande impegno come da parte adesso, dell'ente. Come dicono adesso, va messa a terra. Esatto. Ecco, messa a e terra. Devo dire che è molto impegnativo dal punto di vista proprio della gestione. Il PNRR è qualcosa di... Per i comuni in modo particolare è drammatico, immagino. Che sono adesso in una situazione di ricambio generazionale, quasi tutti i comuni, quindi sì, pensionamenti che hanno praticamente azzerato interi comparti dell'ente. E però, insomma, c'è la grande determinazione. Ce la fate a chiudere il discorso? No, ce la dobbiamo fare, anche perché i termini sono assolutamente precisi e stringenti. Nel 2026 dovremo consegnare chiave in mano i progetti, e quindi siamo molto impegnati su questo. Riferimento prefettura con abbiamo sostegno. Abbiamo avuto un incontro recentemente proprio perché sullo stato dell'arte, perché molti comuni sono in forte difficoltà, soprattutto i piccoli comuni, proprio certo, perché un anno personale. Il personale è qualificato, poi tra l'altro ecco, è un problema che si trovano ad affrontare, però insomma ce la faremo, siamo fiduciosi, io dico sempre. La sento di un ottimismo sfrenato. No, se uno non è ottimista non cioè, può smettere, fare. Cioè smettere, mi dimetto. Assolutamente. Se non sono ottimista mi se dimetto. Se soffre d'ansia il sindaco non lo fa. No. Senta, a proposito di turismo, il suo rapporto con l'assessore Agabili è importante, ottimo, credo, no? Sì, io tra l'altro sono presidente dell'associazione Civitas, che è ispirata dall'assessore Agabili, ma devo dire che il lavoro che ha fatto insieme a tutti i comparti regionali è stato pregevole. Se l'Umbria oggi
è la destinazione del 2023 anche per la Lonely Planet, che rappresenta proprio, ecco, la guida più importante a livello turistico, è perché c'è stato un lavoro molto efficace sulla promozione e sulla, diciamo, rideterminazione di un'identità dell'Umbria che non aveva, perché noi eravamo sempre dietro a realtà che probabilmente bellissime, ma che avevano le stesse nostre risorse e ricchezze. Tra l'altro un lavoro tanto ben fatto che è riuscito anche a recuperare una gaffa clamorosa, no? Quella, no? Se vedi il Perugino, dici poi è troppo bello, vai a Terni e ti rimetti a posto. Sì. Oh, sì. Quella è stata una roba terribile, no? Però la Presidente e la Gabbi sono riuscite a recuperare, perché in altri tempi veramente sarebbe stata una rottura prolungata a Terni Perugia, no? Un affronto. No, ma io credo che ci sia un clima diverso comunque, ripeto, proprio di integrazione dei vari territori, quindi non c'è, si tenta proprio di evitare queste conflittualità che fanno solo del male a una regione piccolissima che ha bisogno solo di regione una forza che viene proprio dall'Umbria intera. Quindi terribile, non c'è un dubbio, è un difetto. No, questo è un pregio, per carità, è un pregio, figuriamoci, perché se uno decide mi ricandido, ho lavorato bene, dice. Abbiamo lavorato, io dico. Si può fare sempre di più e meglio, lo dico, per carità, però insomma credo che tante cose le abbiamo costruite. Gli orvetani dicono che state lavorando bene. Una parte probabilmente. Ah, no, una parte. Abbiamo tutti i due popoli. Con questo ottimismo c'è anche una parte che si permette di essere dubbiosa. No, ma quella è quella parte che ti rende ancora più vogliosa di fare bene, perché poi alla fine è giusta la critica, è giusto. Come dice Salvini, ci sono i professionisti del no. Ma quelli generalmente i professionisti del no fanno poco bene, però chi pone delle critiche, dei quesiti, certo, piuttosto che delle suggestioni, è importante, perché poi alla fine. Beh, le maggioranze bulgare non funzionano, sono negative, no? Fanno solo, no, per, non, solo non per fanno del crescere. Male. E io credo che le nostre realtà, soprattutto quelle che sono state per tanti anni governate da un solo colore, non siano cresciute, perché c'è bisogno di energie nuove ogni tanto, e quindi di stimoli nuovi che possono dare solo il cambiamento e l'alternanza. I suoi rapporti con il governo regionale? I rapporti sono buoni, sì. C'è il tema sanità che... Il tema sanità è un tema impegnativo, ecco. Decisamente impegnativo. Posso dire che siamo partiti però da una situazione già molto critica, aggravata sicuramente da quello che è accaduto con la pandemia, che non ha certo agevolato nella scelta e soprattutto nel prendere le scelte in tempi rapidi, perché siamo stati due anni. Diciamo, possiamo dire che qualche scelta non è stata propriamente azzeccata. Ma quando si governa ci sono sempre luci e ombre. Sì, però insomma, se fai l'ospedale di Terni, l'ospedale Covid, insomma qualche problema. Guardi, in provincia di Terni lo trovi. Io credo che quella fase abbia tutte le giustificazioni dell'emergenza, del fatto che ci siamo trovati di fronte... particolarità del tema da affrontare. Esatto, ad un qualcosa di totalmente inaspettato, impreparati tutti, messi al fronte a dover gestire, oltre che la pandemia, la paura delle persone e tutto quello poi che ne derivava. Per cui su Orvieto qualche scelta è stata fatta anche in maniera positiva, direi. Per esempio la Casa della Salute, la Casa di Comunità e l'Ospedale di Comunità, che finalmente verranno realizzate nell'ex ospedale di Orvieto, che è stato, diciamo, uno degli immobili, cioè, su cui si è discusso di più negli ultimi anni. Abbastanza attento su questi temi, no? Esatto. Però insomma sono più di un anno che sento dire ospedale Narnia Meglio non c'è problema, ci stanno 80 milioni, Terni 100 milioni, e poi viene fuori invece il progetto di Terni è bocciato, non si capisce perché, o meglio abbiamo capito per quale motivo, magari c'è anche un problema burocratico che potrebbe essere superato. Cioè ci sono state tante dichiarazioni che adesso però devono essere concretizzate. Ma anche perché c'è una consultazione elettorale non soltanto dei comuni, ma poi c'è quella regionale. c'è quella europea, forse, probabilmente, anche le province. Chissà. Quindi insomma,
ci aspetta un 2024, ricordi. Saremo in una campagna elettorale permanente fino siamo sempre con la scheda in mano. Esatto, quindi, è vero, sarà un momento. Io penso che anche gli amministratori comunali dovranno in qualche modo sollecitare la regione a chiudere certi discorsi, no? Assolutamente a sì, mettere ma lo la parola fine. E siamo anche piuttosto puntuali nelle richieste e soprattutto nelle sollecitazioni. Molto spesso i cittadini ovviamente confondono le competenze, quindi sì. Il sindaco è responsabile di tutto, di qualunque cosa. Ma mai sentito parlare un cittadino di cioè sono le buche sulla strada, vado a parlare col presidente della regione, ma questo fa parte ovviamente del gioco e anzi siamo assolutamente consapevoli del fatto che è anche giusto che si rivolgano a noi. È il front office della politica. Esatto. E dobbiamo saperlo fare, questo, cioè, credo che la fiducia nella politica si determini non anche non ci si può chiudere nelle stanze pensare in quattro, perché poi c'è una città che ti chiede, penso, sì, no? Ti chiede e ha diritto anche di avere risposte. Di chiedere, di avere risposte. Sì, ecco, per cui noi facciamo la nostra parte come amministratori locali sulle competenze che la regione ha. E complesso, complicato, anche perché ogni ente ovviamente ha le sue difficoltà nella gestione. Ognuno conosce i problemi nella propria casa, quindi... Sì. Però ecco, quello che io dico sempre, molto spesso si parla per sentito dire, si pensa che sia tutto facilmente risolvibile e invece poi quello che c'è dietro a una scelta o alla messa a terra di un qualcosa è di una complessità che a pensare, insomma... Io cerco di toglierle il sorriso tirando fuori un altro tema caldo, le carceri. Noi abbiamo qui, insomma, il problema è grosso. Il problema è grosso quello delle carceri, no? Perché è chiaro che non dipende dalle amministrazioni locali, però è un problema sul quale le amministrazioni locali possono fare pressione, perché la situazione diventa veramente insostenibile e vale... Sì. Per tutti gli istituti penitenziari della regione. Certo, noi abbiamo una situazione diciamo che non è particolarmente grave, però abbiamo anche sollecitazioni da parte di chi vive all'interno di quelle situazioni di tensioni, di difficoltà. Qui c'è stato anche al suo posto c'è stato anche il segretario del SWAP, ha spiegato esattamente quali sono le problematiche e le richieste che vengono fatte agli organi ovviamente superiori di un'attenzione particolarmente. Perché poi è vero che voi non avete nessuna possibilità di intervento, però siete quelli che subiscono i problemi che ne derivano, quindi l'affollamento delle carceri, tipi di detenuti particolari e mancanza di personale, insomma, se li metti insieme fanno una bella miscela esplosiva. Decisamente. È un tema da affrontare questo anche in campagna elettorale. Da affrontare che noi tra l'altro abbiamo un confronto costante anche con gli apparati sindacali, anche con le direzioni delle carceri, perché c'è un forte contatto con loro, perché quelle sono realtà che stanno all'interno delle città. Ma le città non sanno cosa succede. Ma le città non sanno esattamente cosa succede all'interno e quindi c'è questa forte, da parte nostra, diciamo, collaborazione e soprattutto confronto con chi gestisce, con chi si trova all'interno di queste strutture per cercare di comprendere meglio quali possono essere le richieste da fare a chi. Sì, perché poi anche la gente, vede, è venuto il sottosegretario, è passato il ministro, è venuto il senatore, guardano, poi fanno una dichiarazione, vanno via, i problemi poi puntualmente restano, quindi bisogna... Ci sono dei temi sui quali voi amministratori dovete andare a bussare? Assolutamente, e dobbiamo sollecitare, più di qualche tema, ripeto, che non è di competenza nostra, ma che comunque ci... riguarda completamente, perché poi responsabili anche di quello che accade a 360 gradi su una città. Siamo quasi alla fine di questa chiacchierata. Già? Sì. Guardavo la classifica, l'ho girata in ritardo, quindi però ho visto il cartello. Ha preso un po' di tempo. Mi hanno fatto vedere un cartello di là che dice quanti minuti abbiamo ancora. Lei è convinta di aver fatto fin qui un buon lavoro. La campagna elettorale prossima le chiederà uno sforzo ulteriore, andrà avanti sullo stesso trend utilizzato fin qui, perché poi
la campagna elettorale non è che serve soltanto a dire abbiamo fatto, perché quello che hai fatto è fatto, la gente lo sa, quindi a glorificare tutte le azioni intraprese. Che tipo di campagna elettorale sarà? Aggressiva? No, aggressiva io non lo sono proprio per natura, aggressiva, ma io credo che noi dobbiamo... Allora, noi ci siamo dati degli obiettivi quando abbiamo iniziato questo percorso. Un obiettivo per noi che è proprio il pallino è quello della residenzialità, perché i nostri borghi purtroppo hanno il tema dello spopolamento che è il problema dei problemi e che indeboliscono anche il tessuto economico delle nostre città. Tutto quello che noi stiamo facendo anche dal punto di vista della promozione non è solo volto al turista, ma è soprattutto a far tornare, creare opportunità affinché i nostri giovani possano rimanere. Quindi c'è da lavorare sul tessuto economico. C'è da lavorare sul tessuto economico, c'è da lavorare sulle infrastrutture e sui servizi e appunto alcuni progetti che noi adesso abbiamo. Perché saremo anche il cuore verde dell'Italia, ma insomma non è servito così bene il cuore verde dell'Italia. Esatto. Ci passano... Poi noi, allora, diciamo che noi siamo già in una posizione geografica favorevole con l'autostrada e con la ferrovia, però ci vuole un potenziamento delle infrastrutture anche per l'Umbria l'Umbria e soprattutto con i centri di lavoro più importanti, perché noi possiamo essere veramente quelle realtà in cui si vive bene, in cui si può mettere su famiglia, magari però lavorando al di fuori di Orvieto, oppure anche con i nuovi strumenti che oggi abbiamo imparato a conoscere con la pandemia. Per cui noi cercheremo e continueremo a lavorare in questo senso, dobbiamo riportare residenti. Sarà la stella cometa della sua campagna elettorale, riportiamo gli orvietani. Orvieto è una città da vivere a 360 gradi e questo è l'obiettivo che noi ci stiamo dando dall'inizio del nostro mandato e che proseguiremo, perché credo che sia ciò a cui dobbiamo tendere principalmente per ridare competitività, ma soprattutto per creare economia sulla città. Bene, noi, finita la pausa estiva che sta per cominciare, questa era anche l'ultima puntata di questa prima parte del nostro appuntamento 30 minuti con, chiudiamo qui, chiudiamo alla fine di giugno, riprenderemo in autunno, ma noi saremo ad Orvieto perché questo percorso che lei ha intrapreso vorremmo toccarlo con mano. E allora quindi, approfitto anche per invitarvi a tutte le nostre iniziative estive, perché avremo un'estate ricca, ricca di eventi. Assolutamente, perché noi continueremo a lavorare, non ci sarà questa trasmissione, ma ce ne saranno tante altre, e la collaborazione è avviata tra Eterni Television e il Comune di Orvieto. Grazie mille. Grazie Sindaco, bocca al lupo, buon lavoro soprattutto. Buon lavoro. Grazie. Buonasera. A proposito, ci vediamo in autunno.